È arrivata l'ora. Yes, è arrivata l'ora. Il baffo c'è, cappello c'è, orologio d'oro, dorato, vabbè, insomma, quello che è. M'avete chiamato e io rispondo, signori. Gli altri Denim parte 2. La cosa interessantissima e fantastica è che uno dei video più che hanno avuto più seguito sul mio canale è stato quello sui denim. E ancora adesso, dopo quasi un anno e mezzo che è stato fatto, c'è ancora qualcuno che mi commenta. L'ultimo commento è stato di un ragazzo che mi ha chiesto se potevo trattare, diciamo. Lui me ne ha messi tre, io ne ho messi poi altri tre. Fetish particolari che sono Ropation, Azure e Aqua. Io poi però, diciamo da un anno e mezzo in poi, fate conto che io di denim ne ho 12 o 13 e ancora ce ne sono in giro perché la denim ne ha fatti una marea, no? Edizioni su edizioni, molto probabilmente alcuni si copiano addirittura fra loro, eh? Quindi io ormai, a parte uno che sto cercando, ma perché ho il bagnoschiuma e quindi vorrei comprare anche l'aftershave, prima o poi arriverà, che è il Denim Wild, poi basta, poi direi che siamo a posto così. Credo di avere quelli più importanti, più buoni, eccetera. Ecco, insomma, non vado più a... Basta, basta cinesi, basta andare a vedere se c'è qualche rimanenza, perché sto letteralmente scoppiando negli armadietti. Però cerchiamo di come posso dire, di concentrarci per un attimo. Allora, andando a togliere subito questo, che ne parlerò poi, perché comunque è un prodotto che al di là di tutto secondo me è buono. Andiamo a parlare di questi qua. Allora, chiaramente, come vedete, c'è una netta differenza tra questo e questi. Questo è blu e questi qua sono ambrati. Vedete anche che lui è quello che ho usato di più, mentre gli altri, tutto sommato, sono abbastanza pieni. Allora, io qui ho Ropation Gold Tribe Azure Acqua. E diciamo che possiamo chiamarli gli altri denim. Come sapete, io ho fatto il primo video su Original Mask Black 1976. Là, non mi ricordo qual era il quinto. Eccomi, mi sono riguardato un attimo il video. No, avevo già parlato dell'Azure in realtà, incredibilmente. Quel video era un video in cui ero lì che mi preparavo le cose, c'avevo il computer. Adesso scordatevi sta roba, Io mi sono guardato prima velocemente le piramidi olfattive, ma io sono stufo di queste cose qua, posso dire. Perché stanno rovinando, secondo me, il piacere di consumare queste cose. Le piramidi olfattive, secondo me, le devo sapere casomai chi lavora in profumeria, ma chi non lavora in profumeria, cioè, secondo me, più che è buono, non è buono, mi piace, non mi piace, è estivo, non è estivo, finisce. Comunque, vabbè. Allora, partiamo a sprombattuto. Di questi qua, partiamo con quello che è in comune con l'altro, che è l'Azur. Ecco, l'Azur, l'Azur, l'Azur. Adesso qui come faccio? Me lo metterò su. La nuvola. Allora, questo è molto interessante perché io ci sento una parte legnosa preponderante, sì. E poi, tutto sommato, anche le solite cose che ci sono dentro nel denim. Ora, il denim è quella,
profumazione che non si, cioè, a cui è impossibile, secondo me, dire la piramide olfattiva del Denim Original. No, il Denim Original è quello, è un po' come Azzarò, è un po' come, che ne so io, Capucci, cioè è pleonastico, pleonastico dire nel Capucci c'è questo, o nell'Azzarò c'è questo. No, sono profumi che sono rimasti dentro alle nostre coscienze per sempre perché rappresentano un qualcosa, no? Ed è la tradizione. Perché a me piace la rasatura tradizionale? Perché è fatta di quei profumi lì che mi ricordano cose, mi ricordano situazioni, la mia infanzia, eccetera, no? Però a me non verrebbe mai in mente di dire vado a leggermi la piramide di Azzarò, per dire. In primis perché all'epoca c'erano delle piramidi grosse così, e poi perché Azzarò è Azzarò. Commesso Brianzolo degli anni 80 con il mallet Baffetti, che è in centro a Milano, che si beve il Crodino. Perfetto, quello è. Cioè, e non c'è nient'altro, nient'altro. Comunque, al di là di questa cosa qua, questo è molto interessante ed è uno di quelli che effettivamente uso, qualche volta l'ho usato. Perché? Perché lo trovo molto rotondo, molto meno spigoloso rispetto all'original che è molto, molto forte, molto potente, molto pungente. Questo no, è molto profondo, molto rotondo, molto profumo proprio. Buono, buono. Lo mettono da qualche parte, se no. Sì, questo è molto interessante. Estivo, invernale, mesi caldi, mesi freddi, ma mettetelo un po' quando volete, ci mancherebbe altro, perché comunque i denim sono delle fondamentalmente profumazioni, alcune senza tempo, quindi non ha senso, secondo me, fare queste per alcuni fare queste divisioni, assolutamente no. Molto interessante, io nel frattempo vi metto le piramidi di tutti, così almeno ve le leggete. Dal mio punto di vista, andando a fare una, come posso dire, un paragone, un attacco all'altro canale che ho, la scimmia della rasatura, questo perfetto con dei saponi, secondo me, agrumati, i classici, no? Che ne so io, Mondial, Zagara Devo dire una cosa. Che secondo me sotto c'è anche un po' di cuoio. Quindi questa. Sì. È leggermente scurino in fondo, secondo me. Peccato che non abbiano fatto le DT di questo, perché l'avrei preso senza dubbio. Comunque, sì, con i classici saponi agrumati primaverili, questo è la morte sua. Fantastico. Andando a citare appunto questa cosa qua di saponi primaverili, quelli classici che sanno di pulito con la lavanda dentro, no? Agrumati, eccetera, perché anche in profumeria, no? Volendo fare un discorso più ampio, no? Ci sono queste cose bellissime, no? Sa di fresco, verde, pulito, agrumato, legnoso, speziato, no? Che vogliono dire tutto, vogliono dire niente. Se poi non partiamo addirittura con gli accordi che sono appunto i raggruppamenti di molte di queste cose qua e non ce le capiamo più, per esempio il Fougère. Ah, minchia, il Fougère è fantastico. Quando uno non sa cosa dire, secondo me dice è un Fougère. Ma che cacchio vuol dire un Fougère? Un Fougère vuol dire tutto e vuol dire niente, no? O come il barbershop. I barbershop hanno delle liste di essenze che sono lunghissime, c'è dentro tutto, è il classico barbershop. Grazie al cavolo, va bene. Comunque, scusate, però poi certe volte io parto per la tangente. Allora, quindi, Denim Azur, interessante, molto profumo, meno aftershave, parte secondo me molto leggiadro, molto profondo, e poi c'è questa nota cuoiata sotto che secondo me è peculiare. Mi ricorda andando a fare una piccola comparazione con un altro mosto sacro di quegli anni, cioè il Patrick's Black,
che è una piccola chicca, che secondo me è il più buono dei Patrick's. Qui questo è molto più elegante, il Patrick's Black è molto più forte. Proseguiamo. Denim Tribe. Questo è buonissimo. Mamma mia. Allora, il Denim Tribe forse non è tra quelle più potenti, ma secondo me è tra quelle più interessanti, specialmente per le profumazioni. Profumazioni, diciamo così, per mesi caldi, perché qua è il trionfo del pulito, il trionfo dell'agrumato, la lavanda, il bergamotto, no? Vediamo un po', sì, bello pungente, bello dolce, molto molto buono. Denim Tribe attualmente lo fanno, si trova tranquillamente, vale la stessa cosa per lì. Qualsiasi sapone agrumato, fresco, eccetera. Siete a posto. A postissimo. Molto molto buono. Il Denim Tribe, come vedete, l'ho usato. Perché io ogni tanto, quella bottarella lì, freschissima, pulita, con quelle belle note agrumate, anche un po' fruttate, secondo me, top. Quindi, profumato, salsa di profumo l'Azur con base cuoiata, molto rotondo, molto bello, assomiglia come intenzione al Patrick's Black, ma è più elegante. Denim Tribe sa di pulito, molto fruttato, molto limonoso, molto lavandoso. Quindi ideale per i mesi caldi, ma questo non vuol dire che non possiate metterlo anche nei mesi freddi, ci mancherebbe altro. Allora, ne salto uno perché lascio i due che mi piacciono di più per ultimi, chiaramente. Raw Passion. Allora, adesso voglio fare una prova però, perché secondo me Raw Passion non mi dice assolutamente niente, difatti si vede che l'ho usato molto poco. Boh. Scusate, allora, intanto leggete la piramide olfattiva. Qua lo devo mettere un pochettino sulla mano perché cioè, non ci capisco una mazza. Il Raw Passion non mi piace. Semplice. Mi ricorda qualcosa di un profumo già sentito, ma sinceramente, ecco, non. Tant'è vero, si vede. L'ho usato pochissimo, non mi fa impazzire. Sì, è il classico Fugerone. Un pieno di merda, la metà. Vabbè, ok. Allora, adesso andiamo a provare, secondo me, i due migliori degli altri denim. Ma prima vi faccio vedere questo. Allora, io questo qua l'ho comprato perché vidi un video del grande Andrea Tarenzi, che a un certo punto usava questo. Io non vado matto per i balsami, anche se devo dire la verità che d'inverno, quando fa particolarmente freddo, insomma, andare a mettere un qualcosa che già secca la pelle come questi, chiaramente, perché sono su base alcolica, quindi secondo me se non sono supportati da un buon sapone all'inizio che ingrassa bene la pelle, mettersi questi aftershave che comunque sono old school, molto molto alcolici, sì, leniscono la pelle per carità perché hanno molto alcol, ma non lasciano poi la pelle particolarmente nutrita.
dire che questo, viceversa, magari poi vi metto anche l'inci se lo trovo, è un buon prodottino. È un buon prodottino. Prodottino. Sembro Biden, sembro. Allora, Denim Original. Sì, leggermente meno forte, chiaramente. Io questo lo uso, per esempio, ecco, se mi devo fare una sbarbata. Tutta denim, quindi ho la crema della denim, che sono creme ottime, tra l'altro, se riuscite a trovarle in giro, prendetele. Creme da barba denim sono ottime, veramente fatte bene, molto grasse, molto belle, fatte bene. Poi ci do una botta di questo, come prima parte di after, lascio passare una mezz'oretta e poi ci metto su l'aftershave che voglio a seconda del periodo. Perfetto, perfetto veramente. Quindi questo gran bel prodottino, se lo trovate, compratelo perché ne vale assolutamente la pena. Allora, andiamo a vedere questo, il gold. Questo sui vari gruppi, che frequento, ma che ormai a parte il mio non vado più a popolare con cose perché mi sono rotto le palle. Allora, questo secondo me è quello più interessante dal punto di vista di mesi, tendenzialmente caldi, freschi, freddi, freschi, freddi, autunnale. Vediamo un po'. Mamma mia, qua se cade tutto faccio un casino. Sì. 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 Legnoso. Diciamo che la base dell'original c'è, ma c'è questa forza molto legnosa sotto, molto interessante. Secondo me c'è anche un po' di quella fava tonka verso la fine che dà quella parte un po' di caramellosità. E questo è talmente buono che non solo l'ho usato, ma ho anche comprato il profumo ed ogni tanto me lo metto e ogni tanto la sbarbatona con magari sapone di ottima qualità che può essere Cella Riserva Fresco per dire e questo e poi l'after top molto molto buono è questo assolutamente per mesi freddi o comunque quelle metà stagioni lì quelle mezze stagioni lì se ci sono ancora. Quindi ricapitolando prima dell'ultimo, Ropation, Piazza Mia, la Summa Alpert, Gold, metà stagione ma più verso la parte fredda, perché c'è questo fondo molto legnoso, molto interessante, Tribe, mesi freschi, pulito, fruttato, agrumato, fantastico, Azur, quello più profumoso, con questo sottofondo quasi cuoiato, molto interessante. Andiamo all'ultimo. Questo l'ho trovato per caso in un cinese e ne ho comprati tre. Tre ne ho comprati. Perché questo non si trova. Ed è il Denim Acqua. Con mia grande sorpresa, già pensavo, ah, il denim che ha fatto l'aftershave, quello ozonato, eccetera, con grande sorpresa lo agito, faccio permetterlo, annuso. Cool Water di Davidoff, né più né meno. E quindi è buono, cioè, quindi è buono di cosa stiamo parlando. Allora, Cool Water forse è più pungentino, questo è più dolce, ma è la stessa roba. Più o meno non cambia niente, siamo lì. E questi sono i miei denim. Quindi spero di avervi fatto, quantomeno a chi me l'ha chiesto, un bel regalo. Mamma mia, che roba però. Sono profumi veramente. Sì, magari, sai, non sono quelle profumazioni sofisticate, complesse che vanno oggi, no? Però sono buone, c'è poco da fare. Io quando ne trovo qualcuno di strano lo compro. Adesso è un po' che non li trovo più, appunto, mi rimane da comprare fondamentalmente il Wild perché appunto vorrei fare
l'accoppiata con il bagnoschiuma e poi basta. Ma poi ce ne sono tantissimi, eh. C'è il Sex, il Young, Look Up, quello bifasico, ce ne sono un casino. Ma sinceramente, ecco, dopo un po' diventano ridondanti, secondo me. Questi e quegli altri che vi ho fatto vedere, tutto sommato, sono quelli più peculiari, dove si può giochicchiare un po'. Nel senso che, ecco, forse a parte il Passion, che ne crea ne pesce, ma questi sono molto molto interessanti. Boh, direi che vi ho detto tutto e sono contento di avervi fatto anche quest'ultima parte sui denim che tu. Tutto sommato me l'avete chiesta e io l'ho fatta molto molto volentieri, perché comunque i denim sono sempre tanta 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 roba i denim, e secondo me quando non sapete la mattina, che dopo esservi fatti la barba, che aftershave usare per non saperne leggere né scrivere, denim. Ma il mio preferito rimane sempre il mask, che quello è proprio quello da scaricatore di porto, fantastico. Grazie mille, ciao ciao.